Grazie. Invitiamo sul palco Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Nelle vostre magliette, nelle vostre storie c'è scritto prima di tutto l'hashtag. E allora permettetemi prima di tutto di dirvi un grazie personale, dal cuore. Ora io devo fare il discorso da Presidente del Consiglio, Graziano mi ha già mandato tutti i messaggini sulle cose da sottolineare, Stefano lo ha fatto in anticipo con un'email e quindi non mi tiro indietro rispetto alla responsabilità istituzionale da Presidente del Consiglio pro tempore. Ma prima di tutto lasciatemi dire il grazie perché questa inaugurazione mi dà il senso di partecipare quasi a un evento in famiglia. Questo è forse made in Reggio Emilia, di questo vorrei ringraziarvi e di questo credo che dobbiate essere orgogliosi. Sembra la festa di una famiglia che si ritrova insieme e che abbraccia con un giro tondo quello che sta avvenendo oggi in questa città. Dunque grazie, grazie di cuore, grazie di avermi invitato e grazie di avermi consentito di poter partecipare alla vostra gioia. Ha detto Luca Becchi, il sindaco, che è difficile tenere insieme l'idea di festa e l'idea di ospedale. Ed è vero, è una contraddizione. Là dove c'è dolore, portare un sorriso, portare un elemento di gioia è un'impresa. E se c'è una cosa straordinaria che i professionisti, i medici, gli infermieri, i ricercatori, i volontari, che talvolta sono professionisti anche loro, almeno nella qualità del servizio che svolgono, sanno perfettamente, è che il rischio più grande è quello in qualche misura di dare tutto per scontato, come se la scoperta di una leucemia, come se la scoperta di un tumore, come se la scoperta di l'evidenza di un grave elemento di malattia possa diventare quasi normale, è il vostro lavoro scoprire e combatterle. Eppure voi lo sapete, non è mai una cosa scontata. Lo sapete perché siete abituati a metterci l'elemento in più, che è quello dell'umanità. Non è mai soltanto un mestiere, una professione. È una vocazione, vera? Vocazione laica, è un impegno quotidiano, è un impegno straordinario. Il nostro paese ha bisogno di tornare ad essere questo, un paese che riconosce sì l'innovazione e la cura, la ricerca e la lotta contro malattia, ma lo fa con delle caratteristiche di passione e di tenerezza, non suonino come due concetti diversi, che fanno l'Italia grande nel mondo, che hanno fatto l'Italia grande nel mondo. Voi oggi aprite il cuore. È quello che l'Italia deve fare e che fa sostanzialmente tutti i giorni, con le difficoltà, i limiti, ma che deve riuscire a fare di più e meglio in questo momento. Ecco, vengo alla parte del Presidente del Consiglio. Noi non sappiamo che mondo ci attende. La ricerca sta portando dei risultati straordinari. Qualche settimana fa abbiamo ricevuto in Italia alcune tra le grandi aziende del farmaco e ci hanno raccontato i miglioramenti degli ultimi 5 anni. Che grande tema, che cosa riusciremo a fare da qui ai prossimi 5 anni? Quanto riusciremo a spostare l'asticella un po' più in là? È un mondo che cambia, che è iperconnesso, che cambia da tutti i punti di vista. La tecnologia sta entrando dentro la vita di ciascuno di noi. Lo vedete nei vostri macchinari, negli strumenti. Lo vedete nella vita quotidiana, lo vediamo con i grandi strumenti della tecnologia, dell'innovazione. Eppure c'è un elemento chiave che l'Italia può offrire più e meglio degli altri, che è l'elemento umano. Il cantante dice l'elemento umano nella macchina, che è quello che realmente cambia la condizione e le regole del gioco. Tu puoi avere tutti gli strumenti più all'avanguardia, ma se non ci metti la dimensione umana, dove pensi di andare?
Quando vi dico che sto parlando da Presidente del Consiglio, dico perché non riguarda soltanto la sanità. Poi arrivo alla sanità e anche alle considerazioni che Stefano ha fatto nella sua veste di Presidente della Conferenza delle Regioni. Ma è quello che stiamo mettendo tutti i santi giorni, con i nostri limiti, con le nostre difficoltà, ma non come governo, come popolo, dentro ciò che sta avvenendo nel mondo. Quando accade quello che sta accadendo, cioè il più grande fenomeno migratorio dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e trovi dei paesi in Europa, che sono i paesi che prima stavano al di là del muro e per i quali abbiamo abbattuto il muro, riportandoli con noi, che anziché aiutarci ad essere solidali e generosi, provano a alzare loro nuovi muri, nuovi steccati, nuove cortine, il ruolo storico dell'Italia non è contestare, lamentarsi e protestare, è ricordare a costoro che l'identità europea è una cosa diversa e nel frattempo, senza aver paura di perdere voti, senza aver paura di perdere consensi, metterci il cuore, la passione e la determinazione e fare di tutto perché una vita, una sola vita di un bambino che sta per affogare o di una mamma che sta per partorire sia salvata e restituita alla speranza e al futuro. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia, anche se poi tutto ciò rischia di far perdere consenso. È l'Italia che, di fronte alle grandi discussioni europee, non si limita alla cultura dell'austerità, sta attenta alla gestione della cosa pubblica, sta attenta al bilancio, vuole tenere in ordine i propri conti, certo, e contemporaneamente però si rende conto che se noi non torniamo a investire, a dare una speranza, a ragionare sul futuro, non andiamo da nessuna parte. Ecco perché gli investimenti che stiamo proponendo e che sono ancora pochi rispetto a quelli di cui abbiamo bisogno, ma che valgono nel settore che gestisce direttamente Graziano e più in generale in tutti i settori, non sono semplicemente l'idea di tornare a investire sul futuro, ma sono il tentativo di ricordare a ciascuno di noi e a noi stessi che, lo diceva un grande sindaco di un'altra città, a che serve avere il pareggio in bilancio se non hai in pareggio la vita. Sono le parole di Giorgio La Pira quando presentò il suo primo bilancio da sindaco del Comune di Firenze. C'è bisogno di riportare in pareggio la vita degli europei, dei cittadini che abbiano uno sguardo carico di compassione e di tenerezza sul futuro. E questo naturalmente può proseguire nella cultura dell'accoglienza, certo, ma è particolarmente vero nella sanità. Noi, tendenzialmente, così ci dicono almeno, vivremo più a lungo. Sta cosa inquieta i tecnici della Ragioneria Generale dello Stato, come sa Graziano, che sono tutti a dire, oh mamma mia, come faremo? Dico, ma di tutti i problemi, il fatto che l'Italia sia il secondo paese al mondo per qualità della vita e per longevità non mi sembra che sia una cosa drammatica. Poi naturalmente nel racconto esterno non ce lo diciamo mai. Noi siamo sempre i più bravi a dire, a fare le classifiche dei problemi. È anche giusto cercare di recuperare e di rimediare ai problemi che ci sono e non far finta di niente e non dire che va tutto bene. Ma contemporaneamente dobbiamo considerare che le cose che il nostro paese ci offre sono straordinarie. Bene, siamo il secondo paese per longevità al mondo e tutti ci dicono, i ricercatori, le ricercatrici potrebbero spiegarcelo molto meglio di noi, che l'età media va allungandosi. Questo provoca una serie di conseguenze. La prima è un sorriso, che se mi dicono che viviamo di più, io l'idea di mettere il broncio e di dire dove trovo i soldi la prendo in considerazione un minuto dopo aver detto, vabbè, intanto mi sembra una buona notizia. Woody Allen diceva, invecchiare non è granché, ma è sempre meglio dell'alternativa, che è sempre una... Eccellenza, lo dico senza alcuno sguardo escatologico, lei mi perdonerà su questo. Il secondo punto però è che dobbiamo decidere qual è la qualità della vita che riusciremo ad esprimere. Il mondo ci propone alcune soluzioni. Sono stato al G7 recentemente e i giapponesi hanno fatto una lunga serie di considerazioni. Ci hanno parlato dell'intelligenza artificiale, le auto senza guidatore. Ci hanno parlato della robotica. In Giappone si stanno sperimentando i robot che immaginano nella loro mentalità possano sostituire le badanti. Siamo a un modello in cui l'intelligenza artificiale presenta delle sfide culturalmente intriganti. Però noi, italiani, come possiamo portare un contributo in questa direzione?
Certo, cercando di fare i robot migliori dei loro, ma per carità, ma come no? Abbiamo un'ingegneria di livello, ci proveremo. Certo, investendo sul cambiamento strutturale delle nostre aziende, delle nostre regole del gioco, ma soprattutto, io credo, portando la qualità e la passione italiana innanzitutto nel nostro senso di comunità, di condivisione. È questo ciò che fa grande l'Italia. Quando noi parliamo di cibo, sì, parliamo dell'export agroalimentare, ma parliamo di cibo, lo dico in questa terra, perché sappiamo che cosa significa riconoscersi intorno a una tavola e condividere dei valori prima ancora che dei prodotti. Quando noi parliamo di associazionismo e di volontariato, parliamo di un esercito di 4,9 milioni di persone che pensa che ci sia più gioia nel donare che nel ricevere. E anche se questo elenco non starà mai nella classifica del PIL, perché il prodotto interno lordo per definizione non si fa carico della bellezza di un'azione di volontariato o della presenza reticolare sul territorio nazionale di una straordinaria rete di comunità e associazioni, io sono orgoglioso di questo. Vivremo più a lungo? Bene, la vera scommessa è vivere meglio. La vera scommessa è tenere questi valori e questi ideali nella concretezza della quotidianità. E allora da questo punto di vista, sì, Reggio Emilia è un modello. Il vostro giro tondo, anzi mi mettete la slide anziché questo faccione, mettete anche a me la slide della dottoressa Messori, quella del giro tondo di stamani, perché sennò sono geloso della dottoressa. Complimenti per il vostro lavoro. Il giro tondo... Oh, ho chiesto il giro tondo. Va bene qui. Il giro tondo è una cosa fantastica. In realtà, confesso, sono arrivato un quarto d'ora in ritardo perché ci sono dei valori fondamentali anche nella vita quotidiana, per cui mi sono fermato a Casa del Rio, come sempre, a mangiare i tortelli di Anna. Quindi ammetto la mia colpa. Siamo in ritardo per questo motivo e a salutare la numerosa... Vado a controllare se Del Rio nel frattempo è aumentata la famiglia. Per adesso soltanto... No, è arrivato Pietro, il nipotino. Quindi, non l'ho visto, ma c'è. E quindi Graziano mi ha detto che stamattina ha partecipato anche lui al giro tondo. Ma che cosa meravigliosa che è questa! Il giro tondo nella dimensione politica italiana è sempre stato un atto di protesta. Sorridente, allegro, ma un atto di protesta. Si faceva il giro tondo contro qualcuno. Avete fatto il giro tondo... Oh, fermi lì. Avete fatto il giro tondo per abbracciare il vostro ospedale. Posso dire che è una cosa che l'Italia dovrebbe prendere a esempio da parte vostra. Avete fatto una cosa di cui siamo orgogliosi. Perché l'idea è che la comunità con 299 persone dia una mano economica e chi magari non ce la fa a dare una mano economica dia una mano nel senso che abbraccia quello accanto, è la più grande dimostrazione di quello che noi dobbiamo essere. Un paese che torna a scommettere sui propri valori. E allora finisco. Sì, ci sono molte cose da fare. C'è il tema del fondo sanitario, ha ragione Stefano Bonaccini. Bisogna aumentare i soldi sulla sanità, bisogna spenderli meglio. Ci sono alcune regioni, e Stefano lo sa perché ci dà una mano in questa direzione, che devono capire che la sanità non è la fonte di consenso per qualche aspirante politico in cerca di carriera. La sanità è il luogo nel quale, lo ha detto il sindaco, insieme all'educazione, si rappresenta la carta d'identità di un popolo. Da come ti educo a come mi prendo cura di te quando non ce la fai. Questa è la carta d'identità. Quindi va bene continuare ad aumentare i fondi sulla sanità, a condizione che questi denari siano spesi bene. Ci sono 2,5 miliardi sulla ricerca. È l'ora di finirla con una visione in cui l'investimento in ricerca sono soldi che non si vedono perché magari qualcosa va male. Sì, per definizione la ricerca è 9 volte su 10 un insuccesso. O meno. Lei è brava, vabbè, però diciamo. A me mi hanno spiegato così. A Firenze... Ah no, perfetto, ho visto che ha fatto una faccia. 9 volte su 10 quel progetto di ricerca non va. Può succedere. È l'elemento della ricerca. Quanto sarà bello questo paese quando smetteremo di guardare con occhio torvo chi qualche volta sbaglia. Si può sbagliare provando a fare le cose. Nessuno è perfetto. Ma quando sbagli la grandezza è quella di rimetterti in gioco. E i progetti di ricerca sono questi. E i 2,5 miliardi che abbiamo messo sulla ricerca vogliono dire questo. Non mi interessa riportare a casa i cervelli. Non mi interessa, anche perché sennò sembra che noi non abbiamo cervelli. Cioè che siamo? I pancreas e basta. No, noi abbiamo tanti cervelli. Magari accoglieremo cervelli da altre parti del mondo.
o magari riporteremo a casa qualcuno, come è accaduto. Ma la cosa fondamentale è che l'Italia torni ad avere il gusto del tentativo di farcela, magari di fallire e poi di provare di fare meglio. E accanto a questo, accanto ai soldi sulla sanità, accanto ai soldi sulla ricerca, aiutiamoci tutti insieme a dire che quello che ci attende è un futuro di comunità, di coesione e di coraggio. Non funziona bene, co è una cosa che non va cambiata, ma è quello che ci attende. E allora grazie davvero a livello personale per aver accolto anche me in questa vostra festa cittadina, grazie per aver aperto il cuore, grazie a livello istituzionale. Ora io vi confesso che ci sono dei momenti in cui ho qualche problema con Reggio, Luca, mi te lo dica. Tutte le volte che si parla di educazione in Consiglio dei Ministri c'è uno a caso. Reggio Children, Reggio. Andiamo a San Francisco a inaugurare una scuola e il modello è Reggio Children. Andiamo a Chicago a inaugurare una scuola, Reggio Children. Siamo stati in Australia, Reggio Children. Basta, siamo circondati. Ma arrendo. Però la vostra è una comunità straordinaria, che ha dei valori che non sono soltanto i valori economici. Poi va bene anche sotto il profilo economico, può andare meglio, lo farà. Ma ha dei valori, ed è quello che serve oggi al nostro paese. Io stamattina ero a casa mia, ieri sera ero tornato a casa, stamattina sono stato a Caserta. Sono andato a vedere come le ruspe stanno togliendo le ecoballe dalla terra dei fuochi. Dopo tanti anni di promesse, finalmente è iniziata l'opera di eliminazione delle ecoballe, la terra dei fuochi smetterà di essere tale. Sono stato in due aziende, una grande azienda internazionale che investe in Italia e un'azienda italiana che esporta l'80% di prodotti di ingegneria, di innovazione. E adesso sono qui, con voi a Reggio, a dire una cosa. Che l'Italia che riparte e che nel mezzogiorno tenta di levarsi di dosso la ruggine di tante esperienze fallite, ha bisogno di avere dei punti di riferimento e dei modelli. Lo sono le autorità istituzionali di Reggio, certo, ma lo siete anche voi. Lo sono le dottoresse, i dottori. Avete fatto una presentazione straordinaria, tutte donne, non va bene, c'è il problema delle quote, prossima volta anche un uomo. Lo sono le infermiere e gli infermieri. Lo sono le ricercatrici e i ricercatori, lo sono le pazienti e i pazienti. Voi dimostrate a questo Paese che cosa dobbiamo essere. Un grande Paese innovativo, sì, ma soprattutto una comunità solidale che apre il cuore e, come dice Bonaccini, che apre il cuore. In bocca al lupo, viva Reggio Emilia, viva l'Italia e viva il cuore.